salute, per urgenze o per rientrare nella propria abitazione, nel domicilio o nella residenza. Torniamo ai congiunti però, che è possibile visitare nella stessa regione, chi sono esattamente? Il governo ha chiarito che si possono incontrare coniugi, partner, fidanzati, parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto grado, come per esempio i cugini del coniuge, non invece gli amici o i conoscenti. E comunque restano da rispettare la distanza di un metro e il divieto di assembramenti. Adesso l'attività sportiva e motoria si può svolgere anche lontano da casa. Per la corsa si deve mantenere la distanza di 2 metri, mentre per la camminata di 1 metro. Le passeggiate sono ammesse per fare la spesa, altri acquisti necessari e come attività motoria. E si può andare anche nei parchi e nei giardini pubblici che riaprono. Restano chiuse invece le aree gioco per bambini. Ovviamente si può uscire anche per andare nei negozi aperti, ovvero librerie, cartolerie, negozi per bambini, vivai, fiorai e chiaramente alimentari e supermercati. Restano chiusi invece gelaterie, bar e ristoranti, ma qui c'è una novità, è permesso l'asporto. Si possono raggiungere le seconde case, ma solo per motivi di necessità, come fare delle riparazioni. In Sicilia e in Sardegna anche per trasferimenti stagionali, vietato invece il trasferimento stabile. C'è poi la nuova autocertificazione pubblicata sul sito del Viminale, interno.gov.it. Non è troppo diversa dalla vecchia, che infatti può ancora essere usata barrando alcune parti. Serve a chi si sposta per motivi di salute e necessità, ma non per gli spostamenti per motivi di lavoro, perché basterà il tesserino professionale o documenti equivalenti. E poi le mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico, sui mezzi pubblici e nei negozi, anche per i bambini che hanno più di 6 anni. Infine ci sono i funerali, vi sono ammessi i parenti di primo e secondo grado, al massimo 15 persone, possibilmente all'aperto, e sono aperti anche i cimiteri. Avete...